Ciao a tutti da Quadricottero News. Oggi siamo con Anafi Extended, che è una nuova versione di questo drone. Vediamo cosa contiene la scatola e successivamente faremo anche una prova veloce in esterno. Allora, intanto apriamo. Ok, allora dentro troviamo questo borsello e nient'altro, praticamente c'è solo un borsello. Il borsello, devo dire, ha fatto abbastanza bene. Vediamo cosa contiene. Vediamo subito che c'è il radiocomando. In pratica è lo Sky Controller 3 che conosciamo. Il solito. Poi si vedono due batterie, solite batterie di Anafi con un tappino di protezione, una e una due. Poi vediamo cosa c'è ancora qui sotto, solite manualetti. E qua abbiamo ben tre cavi USB e USB Type-C per caricare la batteria e per collegare lo smartphone al Sky Controller. Ce ne sono tre, evidentemente una per ogni batteria, quindi sono stati molto generosi. E qua abbiamo le eliche di ricambio. Non sembra che ci sia altro. In questa tasca qua abbiamo il sacchettino antiumidità, manca il drone che è qua dentro a questo punto. Vediamo, eccolo qua infatti. Eccolo, è il solito Anafi, la versione che già conosciamo, quindi niente di nuovo. Manca la schedina SD card da 16 giga che dovrebbe essere compresa. Vediamo se è sotto la batteria. Sì, è già sotto la batteria, sotto, è già innestata nell'alloggiamento. Quindi qua abbiamo il tappino, il solito tappino di protezione della cam. Ok, a posto, c'è tutto. Quindi extended sta a significare che all'interno c'è il borsello più tre batterie che la casa dichiara un'autonomia di 25 minuti per ogni batteria. In realtà l'autonomia reale di volo si aggira intorno ai 22-23 minuti e quindi c'è un'autonomia di volo sufficiente per più di un'ora. Allora, c'è da dire che in questo periodo si può trovare a 699 euro prezzo ufficiale, però su Amazon si può trovare anche scontato. Pochi giorni fa, durante Cyber Monday, questa versione veniva fatta pagare come Anafi normale a 549 euro, quindi assolutamente un'occasione che è durata soltanto quel giorno lì. Diciamo che adesso il prezzo di Anafi è molto interessante, soprattutto appunto la versione normale a 549 euro, ma anche l'Extended, se viene venduto a questo prezzo o comunque intorno ai 600 euro, è molto interessante perché contenendo tre batterie ha già un suo valore. Ricordo che la batteria ad esempio costa 99 euro l'una. Bene, per il resto è identico alla versione normale di Anafi. Non dimenticatevi di lasciare un like se questo video vi è piaciuto e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Grazie a tutti per l'attenzione e un saluto da Quadricottero News.